Il Krav Maga va bene per i teenager? Sì e no, vediamo. La preoccupazione generale è se il Krav Maga possa rendere troppo aggressivi oppure infondere un senso di eccessiva sicurezza e far sì che il ragazzo o la ragazza poi si trovi in una situazione di rischio perché in verità ci si sono messi dentro. Allora, l'adolescenza è un periodo delicato in cui ci si approccia all'età adulta senza avere la conoscenza e l'esperienza tipica dell'età adulta. Che cosa può fare il Krav Maga in una scuola valida in questo periodo particolarmente delicato? Può dare certi elementi. Il primo è quello di incanalare correttamente l'aggressività. L'aggressività non è qualcosa di sbagliato. Qualcosa di sbagliato è la violenza, la sopraffazione, ma la carica aggressiva, la grinta, è anzi un elemento che può essere molto molto utile nella vita di tutti i giorni, soprattutto se uno vuole raggiungere degli obiettivi. Il secondo elemento è dare dei valori chiari a delle persone che si stanno formando e che quindi hanno bisogno di qualcosa a cui riferirsi. L'ultimo elemento è migliorare la fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, nelle capacità anche di andare oltre gli errori e di migliorarsi, è qualcosa forse che è il tesoro più grande, il regalo più grande che si può fare a un giovane. Però serve una scuola valida, professionale e qualificata. L'insegnante deve essere una persona capace di condurre con grande attenzione il giovane in questo, diciamo, periodo di passaggio. Che cosa può fare il genitore? Può farci una chiacchierata con l'istruttore, vedere una lezione e poi decidere. Molto sinceramente, se hai dubbi, non avere dubbi. Vuol dire che la scuola non fa per il tuo ragazzo o la tua ragazza. E naturalmente fammi sapere che ne pensi, se ne pensi qualcosa, qua sotto nei commenti. Clicca sulla campanella e iscriviti, in modo tale da non perdere nessun aggiornamento. E infine condividi. La conoscenza è l'unico bene che puoi condividere senza rimanerne mai accorto.